Oh my god, ancora che la continua a stare i tempi ragazzi. Pff, Madonna, capitano sempre tutte a te, casualmente. Pff, ma chi ti si fila, scusa? Ok. Why you mad, girl? Why you mad, though? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. E quando vedete l'accappatoio di Primark, sapete già che è ora di story time, quindi siediti, rilassati, prendi il popcorn, prendi una tazza di tè, truccati, tira fuori i vestiti, tira fuori quello che vuoi, ma questi saranno i 20 minuti migliori della tua giornata. Be ready, bitch. Be fucking ready, ok? Adesso mi tranquillizzo perché la mia energia è un po' troppo... Ho mangiato troppe caramelle, tipo... Non so perché in questi ultimi giorni sono ossessionata con le caramelle. Ho comprato 4 pacchi di caramelle, tipo quelle gommose con la frutta dentro. E tipo ne ho divorate 2 intere in una sera e vorrei stare scherzando, ma non sto scherzando, è la verità. Comunque, la story time di oggi ha dell'incredibile... Come tutte le mie story time. E è successa quando sono tornata in Italia l'estate scorsa. Forse sto dando troppi dettagli. Spero che la persona interessata non guardi questa storia. Però, hey, you know what? It is what it is, it happened, it's not that big of a deal. Però sì, è capitato qualche mese fa, però partiamo dalla genesi, ok? Sapete che io non ho il dono della sintesi, quindi per tutti quelli che mi dicono no, guarda, troppo lunghe, bitch, non puoi mettere un freno a questo... You can't. So, iniziamo. Allora... Praticamente, tutto è iniziato anni fa, ma non tantissimi anni fa, qualche anno fa, quando ero ancora al liceo, c'era questo ragazzo nuovo, però non è arrivato alla mia scuola, è arrivato in un'altra scuola, vicino alla mia, diciamo. E questo ragazzo, che lo chiamiamo, oddio, il nome, cioè, ho controllato i commenti degli ultimi video e il nome Girolamo mi è saltato. Non so chi l'ha consigliato, però chiamiamo Girolamo il protagonista di questa story time. Girolamo è un nome di merda. Mi dispiace perché ha parenti che si chiamano Girolamo, però ammettiamo che è un nome trash. Quindi è arrivato... No, non ce la posso fare. Ok, questa story time riusciremo. Allora, questo Girolamo era amico di una mia amica e questi due si conoscevano perché prendevano tipo l'autobus insieme, no? Fatto sta che Girolamo ci ha provato con questa mia amica, no? Però questa mia amica o era già inciuciata con qualcun altro o vabbè, sì, non era interessata. E quindi con Girolamo e sta mia amica le cose non sono andate da nessuna parte. E ce l'ha raccontato, come sai, fra amiche ti racconti un po' tutto. Sì, ma sai che quello mi ha scritto, bla 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 bla. E morta là, ok? Quindi Girolamo ci prova con sta mia amica, però niente. Poi... io e Girolamo ci incontriamo, ma non ci incontriamo che andiamo da qualche parte, ma ci incontriamo, sai, quando sei tipo alla fermata dell'autobus con la mia, con l'amica, oppure quando sei, non so, un po' in giro, ti incontri. In più, ho scoperto che Girolamo andava nella stessa chiesa in cui andavo io, no? Quando ancora andavo in chiesa. E praticamente, quindi la domenica era capitato che io l'avessi incontrato lì ed ero tipo, oh, sei tu, e sì, ciao, e abbiamo la stessa età praticamente, quindi abbiamo fatto... Non dico abbiamo fatto amicizia, ma sai, ti scambi due parole, gli unici due giovani nella chiesa, dici devi per forza sostenerti, no? In questi momenti di difficoltà. Poi praticamente Girolamo non solo ci aveva provato con la prima mia amica, ma ci ha provato anche con un'altra mia amica, sempre della mia stessa compagnia, del mio stesso giro. In tutto ciò lui non ci aveva ancora provato con me, penso, perché non so, perché sì, parlavamo di qua e di là, però non è che eravamo amici, non c'era un rapporto. Quando ti incontravi in chiesa ti salutavi e di qua e di là. E nel frattempo sto qua che andava tap 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 ogni mia amica, ci provava di qua, ci provava di là, ero tipo ok. Fatto sta che poi è anche il mio turno, no? Finalmente finalmente Girolamo ci prova anche con me. Praticamente ci scambiamo il numero quando siamo in chiesa, iniziamo a parlare, però in maniera davvero davvero soft, nella serie non siamo mai usciti insieme, non abbiamo fatto niente, tipo 2 saluti di qua e di là, ma niente di che. Quindi questa cosa si è prolungata per diversi mesi, ma
capitava che magari passavano 3 mesi e non lo vedevo, non lo sentivo. Quindi capitava il giorno in cui lui ti scrive e tu rispondi: ciao, come stai? Tutto bene? Ah, da tanto. È morta lì, cioè non era niente di davvero serio. Cioè io conoscevo lui e lui conosceva me di vista, così non ci conoscevamo veramente bene. Finché poi capita che lui aveva smesso di venire in chiesa, no? E io non lo vedevo da un sacco di tempo, ma anch'io non è che andavo sempre. E quando però l'ho rivisto nella chiesa, vabbè, dopo il servizio, dopo tutto, sapete quelle chiese molto esatto. E quindi dopo il servizio e tutto il resto ci fermiamo a parlare, e quindi lui mi fa: ma sai, potremmo uscire un giorno? E non so cos'era, però io, Girolamo, non l'ho mai preso davvero in considerazione. Però quella volta l'ho guardato e ho detto: ma guarda che non sei così male come mi ricordavo. Però a parte questo, ancora non era successo niente. E quindi lui ricomincia a scrivermi e praticamente mi fa: ma guarda, sai, dobbiamo uscire insieme perché non ci conosciamo, sapete, tutta quella tirata che fanno i ragazzi a volte. Ed io rispondevo: guarda, non lo so, ci penserò, fammi controllare la mia agenda. Sapete quando fate le preziose? Però in realtà io ho il problema che è per questo che mi caccio sempre in situazioni improponibili, perché io non so, mi vergogno, non riesco tipo a dire di no quando voglio dire di no. Quindi magari la tiro un po' per le lunghe, anche quando dentro di me so già che non sarebbe no. Però a volte dico: non lo so, perché non voglio tipo offendere l'altra persona. Già, a volte capita così, è un mio difetto, diciamo. Quindi con Girolamo ero tutta tipo: guarda, non lo so, oh my god, I don't know. E quindi tipo nel ridere, nel scherzare della situazione, quando vabbè lui ci prova, io dico che no, guarda, fra noi due, cioè nel senso, non potrà mai accadere niente, perché sai com'è, sono lesbica. E lui mi fa, ah, davvero? E io: sì sì, ma guarda che a me piacciono le ragazze, sai com'è, ognuno ha i suoi gusti, una roba del genere. E quindi nella mia testa io pensavo che lui avesse capito che stavo scherzando. Cioè io non sono una persona seria, non dovete prendermi troppo sul serio. Quindi io ho detto questa cosa e lui tipo, non so, ha risposto come ha risposto. Adesso non mi ricordo neanche cosa ha detto, però mi ricordo che gli avevo detto una roba del genere, che ero lesbica. E poi lui ha detto: ok, va bene. E poi vabbè, è passato del tempo e non l'ho più sentito. Magari ti scrivi una volta ogni tanto, ma niente di che, Sono passati mesi, mi faceva i cazzi miei, si faceva i cazzi suoi, like su Facebook quando vedi una foto, like reciproco e basta, niente di che. Finché io non torno in Italia poco tempo fa, e dato che comunque abbiamo un'amica in comune, questa mia amica aveva detto a Girolamo che avevo aperto un canale YouTube. E il che volevo ammazzare la mia amica della serie. Questa non è una cosa che devi dire in giro, però vabbè. E quindi sì, Girolamo mi ha scritto e mi fa: ah, ma come stai? Quindi sei qua? Io: sì sì sì, ma guarda, ti va se usciamo? Ma ci incontriamo, una cosa scialla in amicizia. Io gli ho detto: top, sì, va bene, perfetto. Perché cioè alla fine non mi dispiaceva, io non lo vedevo da un sacco di tempo. In più, cioè, non siamo mai stati veramente amici, però vabbè, è una persona che non mi ha fatto mai niente di male, anche simpatico. E quindi gli ho detto: top, ci incontriamo. Allora, praticamente quando ci siamo incontrati quel giorno abbiamo fatto un sacco di giri. Allora, eravamo d'accordo che ci saremmo incontrati in centro, no? E quindi, dato che io dovevo prendere l'autobus per andare in centro, però avevo letto male gli orari e avevo perso l'autobus, quindi lo chiamo e gli faccio: guarda che ho perso l'autobus. Quindi lui aveva la macchina, non mi ero refatta del fatto che avesse la macchina, quindi è venuto a prendermi. E da lì siamo andati tipo a 20 minuti di distanza, perché lui doveva andare a casa di un suo amico a prendere una cosa, no? E quindi sì, dalla casa mia siamo andati a casa di questo suo amico, e da casa di questo suo amico poi siamo tornati in centro e siamo andati in un all you can eat, in un posto gordo dove vai lì, ti fai sul piatto, cioè roba che io mi nasconderei le cose in borsa e porterei a casa. Cioè io mi sono riempita come un portello. E sì, vabbè, ho fame.
E sì, siamo stati in questo All You Can Eat e abbiamo fatto un po' di catching up, nel senso che gli ho raccontato un po' quello che facevo io in università, sì, mi sono trasferita e mi ha raccontato un po' di lui, di quello che fa. Lui tipo non sapevo questa cosa di lui, che fatto che fosse inciuciato con tutto il fashion, vabbè, e roba del genere. Quindi è stato anche abbastanza piacevole, un pranzo piacevole. E dopo che abbiamo finito al All You Can Eat siamo andati a casa sua, perché lui si doveva cambiare per andare poi in outlet. Alla fine dovevamo andare in outlet a trovare questa nostra amica e prima di andare lì però dovevamo fare per casa sua, perché lui si doveva cambiare. È questo quello che mi ricordo, il collegamento. Arriviamo a casa sua e io non mi ricordo se è a casa sua che si è aperto il discorso o se era al All You Can Eat che si è aperto il discorso, e per questo lui poi ha voluto fare il giro a casa. Ma praticamente si è aperto il discorso del fatto che, ah, ma ti ricordi, Ilaria, che comunque io ci ho provato abbastanza con te, tu non ci sei mai stata, e cioè sì, mi avevi detto che è perché ti piacciono le ragazze, e l'ho fermato e ho detto: cosa? A chi è che piacciono le ragazze? Lui fa: a te, sei lesbica, no? E io: no, non sono lesbica. Che cazzo dici? E lui mi fa: ma è quello che mi ha raccontato. E io: te l'ho raccontato? Sul momento non mi ricordavo neanche che gli avessi raccontato. Mi fa: sì, è per questo che mi sono allontanato, perché comunque mi avevi detto sta roba. E gli ho detto: no, guarda che non è vero. E mi fa: davvero? E gli faccio: no. E mi veniva da ridere, perché cioè non pensavo che una persona ci credesse veramente, perché io scherzo sempre, ma forse è per messaggio, cioè non si capisce neanche. E quindi lui mi fa: sì sì, non ci credo. Sì, ci ho creduto. E gli faccio: no, in realtà non lo sono. Ed è stato questo il mio errore, ammettere che non sono lesbica o dire la verità sul fatto che non sono lesbica. Perché da lì, quando siamo arrivati a casa sua, io mi sono ritrovata braccata, nel senso che Girolamo ha iniziato una serie di avance che io non so, forse ho rimosso la situazione, forse è successo qualche mese fa che non mi ricordo bene, o forse non voglio ricordare. Ma sì, praticamente mi fa: ah, ma guarda che se vuoi possiamo rimanere anche qua a guardare un film Netflix. No, non ha detto Netflix, però penso, o forse sì, cazzo, oddio non mi ricordo. Il fatto sta che noi eravamo andati lì a casa sua perché lui si doveva cambiare, e gli faccio: ok, top, perché come mi aveva raccontato prima, lui era tutto inciusato col fashion, quindi boh, voleva fare un cambio d'outfit per andare in outlet. E gli ho detto: ma sei serio? E gli fa: sì, non sono vestito per andare in outlet. E gli faccio: ok. E io, vabbè, sono rimasta un po' confusa, però ho detto vabbè. Però appunto, come vi dicevo, quando siamo arrivati lì da lui, non so perché è uscita la cosa che potevamo rimanere anche a casa sua a guardare questo film. Non so da dove è uscita sta roba, vi giuro che non mi ricordo. Però ci siamo ritrovati sul divano a guardare questo film. Fatto sta che lui aveva iniziato le sue avance, da sera che si avvicinava e diceva: ah, ma adesso che so che non sei lesbica. E io: what? E quindi tipo si voleva sedere vicino a me sul divano, che gli ho detto: no, bello, se vi dico, c'erano due divani tipo ad L, e io ero seduta qua e l'ho fatto sedere qua su quello lontano. E mi fa: ma sei sicura? Dai, mi posso avvicinare? Gli ho fatto: no. Ho messo un cuscino proprio a distanza di sicurezza, un cuscino grande, a dividere lo spazio fra di noi. E magari lui pensava che io stessi giocando, che stessi facendo un po' la difficile, però non capiva che io sono una suora, cazzo, dovrei essere in clausura. Vi giuro che sono difficilissima, sono difficilissima. E quindi eravamo tipo lontani. E quindi continuiamo a guardare questo film, che non so perché cazzo eravamo lì, dovevamo andare in outlet. Perché siamo rimasti là? No, alla fine non siamo andati in outlet, perché da casa sua poi mi ha portato in centro, perché dovevo vedere un'altra mia amica che faceva il tour di persone da vedere, perché ero in Italia soltanto per poco tempo. E quindi sì, cioè siamo rimasti a casa sua e lui tipo ci provava, si avvicinava, faceva cose, cioè cercava di fare cose. Alla fine a un certo punto tipo mi veniva vicino, io ero tutta tipo: no, 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 nella serie che lui si avvicinava, io: no. E io penso che mi abbia anche detto una frase tipo: ah, ma perché fai la difficile? Però
il modo in cui lui lo dice non era cattivo, non era antipatico né niente, era anche abbastanza soft, della serie che pensavo che davvero io stessi tipo scherzando, perché poi alla fine avrei, invece no, ed è per questo che eravamo rimaste a casa. Io soltanto dopo mi sono rifatta del fatto che, cioè, stavamo lì a guardare la TV per un motivo che non era, non so da dove era saltata fuori la cosa, ma il fatto che ci fossimo ritrovati lì sul divano, cioè, era tattico. Infatti eravamo seduti distanti per un motivo, perché non volevo fare assolutamente niente quel giorno e né nessun giorno. E quindi sì, questa è la storia di come ho detto a questo ragazzo che ero lesbica. Lui ci ha creduto. Poi quando è venuto a sapere che non lo ero, ha provato a fare Netflix and chill. E poi è andato male, perché alla fine mi ha riportato in centro. E poi sì, basta. Ho incontrato questa mia amica e poi non l'ho più rivisto. E guarda, non mi ricordo neanche tantissimi dettagli di quel pomeriggio, ma proprio la cosa divertente è il fatto che lui mi ha guardato e mi fa: ah, ma davvero non sei lesbica? Io: no, dude, I'm not. E chissà, in quel momento sono partiti tutti i piani. Però non mi ricordo se gliel'ho detto quando eravamo già a casa o se gliel'ho detto al All You Can Eat. Perché se gliel'ho detto al All You Can Eat, allora ovviamente lui magari ha trovato la scusa del tornare a casa per cercare di fare qualcosa, no? Però se gliel'ho detto quando eravamo già a casa, forse lui lì ha trovato la scusa del: ah, ma rimaniamo a guardare un film per... Oh my god. Beh, dai, basta. Questa era la mia story time di merda che finalmente vi ho portato. E dopo tutto questo tempo ancora non vi ho raccontato dell'unico amore della mia vita, la mia cotta di Amazon, hashtag Adone, che si è rivelato un pezzo di merda. Ma vabbè, ve la racconterò, dai, la prossima forse. Dico sempre forse. Vabbè, dai, al prossimo video, ci vediamo nei commenti, ci vediamo su Insta. Ciao.